Buongiorno, oggi siamo qua con Daniele Capezzone. Ciao. Lei è già stata a Geografia l'anno scorso, com'è ritornarci? È sempre un gran piacere tornare qui, questa è una manifestazione importante e poi mi piace che ci sia una varietà di voci, di stimoli, di culture, di interventi. Ci sono troppe manifestazioni letterarie e culturali in Italia a senso unico. Questa è una manifestazione nella quale credo ognuno possa trovare quello che cerca e anche voci differenti dalla propria per ascoltarle e farsi un'idea diversa, magari mettere in dubbio una posizione di partenza. Lei invece come si è avvicinato alla politica? Io sono stato impegnato in politica quando ero ragazzo e poi per molto tempo. Ho sempre creduto nella battaglia per la libertà, per l'affermazione delle libertà personali e anche di quelle economiche. Ho poi definitivamente lasciato la politica 6 o 7 anni fa, ma non ho lasciato le mie idee. Questo è anche un messaggio importante che si può dare. Tu puoi combattere per le tue idee, per le stesse idee, con strumenti diversi, per un tempo della tua vita attraverso l'impegno politico diretto, per un altro tempo scrivendo, parlando, testimoniando le tue idee, partecipando a quel bene supremo delle nostre società che è l'agorà, il logos e la discussione pubblica. E i suoi libri perché pubblica sono pensati principalmente? Sono pensati per tutti e in particolare, lo ripeto, per chi voglia partecipare consapevolmente al dibattito delle idee. Siamo dentro uno spazio pubblico molto rumoroso, pieno ogni giorno di casini, di risse, di cacofonia. A volte i rumori di fondo ci soverchiano e anche la rissa quotidiana ci distrae. Oggi litighiamo su questo, domani su quell'altro, ma è come se fossero dei bengala che ci distraggono con lo sguardo. No, bisogna stare fissi, io credo, su alcune idee di fondo e i libri servono a questo, sai, nelle singole interviste, negli articoli di giornale, nelle trasmissioni televisive sei per forza concentrato sull'oggi, sulla quotidianità. Nel libro dovresti cercare di guardare un po' più lontano. Bene, grazie per la disponibilità e buon festival. A voi, grazie.